Qui nello stand di Abruzzo Web, nel quinto salone della ricostruzione dell'Aquila, siamo in compagnia di Marco Fanfani, presidente della fondazione Carispac. La fondazione Carispac, Fanfani in prima persona, è stato uno dei promotori di questa iniziativa arrivata alla quinta edizione. È tempo di fare bilancio, ma è tempo soprattutto per guardare oltre, vedere quali prospettive questo salone ed altri possibili saloni possono avere all'Aquila. Sì, naturalmente il problema che si pose sin dall'inizio, quando io per il conto del comune, con Carsa, con Saie, ci occupammo della prima edizione del Salone della Ricostruzione, si pose con forza la problematica di una stabilità, di un luogo adatto ad ospitare non solo il Salone della Ricostruzione, ma di ospitare anche altri eventi fieristici. Purtroppo è rimasto, diciamo così, appeso questo problema. In due edizioni successive si è svolta questa iniziativa, una volta all'aeroporto e un'altra volta all'interno dell'Italtel. Io sono convinto che il luogo naturale per questo tipo di iniziative resti naturalmente l'ex Italtel. Io sono convinto che quello è in questo momento il luogo per questa città, per il collegamento con la viabilità, per le strutture, per i contenitori che già esistono, per il riutilizzo di quei contenitori. Sono assolutamente convinto della vocazione naturale, vorrei dire, di quel compendio. E poi soprattutto quindi istituzionalizzare anche il Salone della Ricostruzione e poi guardare oltre, vedere, trovare nei momenti fieristici un'importante vocazione della città, che ricordiamo è anche vicina a Roma e all'aeroporto di Pescara. Sì, sempre dall'inizio si era posto il problema di avere un coordinamento più che un ente fiera, perché purtroppo gli enti fiera in Italia stanno scontando momenti di grande difficoltà, tutti, cominciando dalla Fiera di Roma, ma la stessa Fiera di Bologna, l'ente fiera di Bologna, stanno scontando dei momenti di grande difficoltà, e quindi non creare una struttura, diciamo, pesante, ma un coordinamento di iniziative fieristiche che appunto abbia intanto un luogo dove potersi svolgere e poi abbia un marketing, e quindi vengano proposti tutti quanti gli eventi, cominciando da questo che potrebbe essere il locomotore, cioè il Salone della Ricostruzione, il locomotore di tante altre iniziative che possano interessare la nostra città, la nostra regione. Istituzionalizzare significa coinvolgere la regione Abruzzo, significa coinvolgere il comune dell'Aquila, sempre in una struttura molto leggera, Camera di Commercio, perché no fondazione, perché certamente noi come fondazione abbiamo creduto sin dall'inizio e sostenuto come sponsor questa iniziativa. Possibili eventuali fiere? Beh certo, l'altra punta di diamante, diciamo così, che si è affermata già in altre edizioni è la fiera dei saloni prodotti tipici. Peraltro quest'anno insomma avrebbe una sua assonanza con l'evento di Milano, e quindi certamente quello è un dato molto importante, ma qui ad Aquila si svolgono anche altre iniziative che potrebbero essere coordinate e promosse complessivamente in un panorama nazionale ed internazionale, come la Fiera dell'Editoria per esempio, e insieme quindi anche a delle istituzioni culturali si potrebbe pensare a sviluppare e riprendere per esempio la Fiera dell'Informatica, che pur avendo autorevoli altre iniziative nel panorama italiano, però potrebbe avere un suo spazio, una sua nicchia importante. Certamente lavorare anche sul turismo culturale e quindi creare delle giornate da questo punto di vista in questa direzione. Altre iniziative, il Festival della Montagna, che l'anno scorso per esempio ha riscosso particolare successo, collegandosi come pre-iniziativa Expo, avendo però poi una continuità, perché la Fiera della Montagna ad Aquila potrebbe naturalmente e geograficamente avere un significato, accogliendo anche tutta un'economia che è legata alla montagna.